vedere, prendiamo gli esercizi massimo e minimo, questo lo cambiamo un po' però. Allora prendiamo questa funzione f di x uguale 2x più y meno x. Andiamo a prendere da disegno non sembra, la y invece è opposta. Come si ottiene? Si ottiene mettendo al sistema x uguale y uguale e x quadro uguale 1 meno y uguale. Quindi facciamo x quadro più x viene 1, quindi la x che però deve essere positivo, deve essere uguale a meno, quindi questo meno 1 uguale a 0, a meno 1 meno più, quindi più la radice di 5 è 0. E questa la x. La y bisogna fare più o meno nel gx. La x è questa qui, quindi si fa più o meno la radice di quella c. Quindi questo farà 0,615, questo farà circa 0,8, più o meno 0,8, ma non ci interessa il valore esatto, cioè il valore approssimato. Ci interessa lasciarlo scritto così. Ok. Oh, andiamoci adesso a studiare la nostra funzione. La f è uguale a 2x di y meno x. F di x uguale a 2 meno y, F di y è uguale a 1 meno y. Lessiano.
storico. Questo dove si annulla questo dove si annulla le derivate prime? Beh, questo si annulla per x uguale a 2, questo si annulla per x uguale a 1. Però entrambi i punti, cioè, scusate, il punto 1, 2 sta ben al di fuori del nostro insieme. Quindi sicuramente il gradiente della mia funzione non si annulla mai all'interno di T. Quindi i punti stazionari interni non ci stanno. Anzi, io posso dire che questa qui è sempre positiva in T e anche questa è sempre positiva in T. E quando T? Beh, perché l'insieme T è chiaramente la x è chiaramente compresa tra 0 e 1 e la y è pure. Questa posso dire che è maggiore o uguale a 0 in T, eh? Questa qua, a questo punto, derivata rispetto a y lo fa 0. Questo cosa mi dice? Mi dice che la mia funzione tende a crescere se mi sposto verso destra o in alto, che se arriva rispetto a x è uguale è maggiore di 0, vuol dire che se mi sposto verso destra all'interno dell'insieme, in ogni punto, se mi sposto verso destra, la funzione cresce. Per lo stesso motivo, se in un punto io mi sposto verso l'alto, il valore della funzione cresce. Allora, dove può stare il massimo della funzione? Il massimo della funzione può stare soltanto su questi punti qua. Anzi, c'era ancora un moncherino di gessetto. Il massimo può stare solo qua. Perché questi sono i punti, sono gli unici punti dai quali io non mi posso spostare verso destra o in alto senza uscire dall'insieme. Per lo stesso motivo il minimo della funzione può stare su questi punti qua. Quindi 1 meno 1 qua fa 1 più radicale
Allora, questo era circa 0,8, questo sarà 1,2, questo sarà la pioggia, questo sarà 0,75, 0, scarso 0,8, pure questo sarà scarso 0,8. Allora, se andiamo a rappresentare questo gradiente, 1,2, 0,4, fa così. Una cosa così. Quest'altro invece è 2,8, 0,4, quindi ancora più lungo, però la stessa altezza. Allora, facciamo trovare per esempio il minimo. Per fare il minimo dobbiamo fare il minimo di... Allora, se siamo su questa zona qua, siamo sulla parabola x uguale a y quadro, quindi dobbiamo fare il minimo di f di y quadro di y per y compreso tra meno y 0 e 0. Quindi al posto di x dobbiamo mettere y quadro, quindi abbiamo 2 y quadro più y meno y. E allora andiamocela a studiare. Studiamocela in generale, su tutto N. Poi ci interesserà almeno y0. Allora, g' è uguale a 1 più 4 x meno 3 x uguale. G secondo. Vabbè, già g' si può studiare, di grado 2. Allora. Y quadro, 1 fatto y meno 1 uguale a 0, y uguale a 2
radice di 7, se non sbaglio, fratto 3. Ok? Queste sono le due radici. Allora, come faccio il grafico della funzione? La mia funzione deve... Allora, questa è la derivata. La derivata, dove sono la derivata, che sono i punti massimo e minimo locale della funzione. Quindi la mia funzione è per valori grandi della y, secondo sopra meno y. Quindi, scende fino a poco prima di 0, fino a meno 0. Poi in 0 vale 0, sta salendo, sale fino a questo, chiamiamolo y1, 2, questa scende fino a y1, sale fino a y2. Tra meno y0, y0 era questo valore qua, era quindi meno 0,8 circa. Y0 è Allora, la mia funzione in 0 vale 0. Quindi
questo è uguale a f di y1 di y1. Quindi il punto di minimo ha coordinate min a coordinate 2 meno radica di 7 terzi virgola 2 meno radica di 7 terzi fatto. La mia funzione qui cioè, diciamo su questo è il mio su quell'intervallo ma poi coincide il mio di questa funzione bidimensionale su questo intervallo poi coincide con il mio della funzione bidimensionale su tutto. Se vogliamo adesso calcolare il massimo, stavolta dobbiamo andare a fare l'altra sostituzione. Adesso qua con la calcolatrice potete facilmente calcolare il valore del avevamo detto questo era circa meno 0,21 giusto per meno 0,21 0,21 al quadrato 0,04 per 2 fa non arriva a 0,1 meno 0,21 al cubo fa ancora molto più piccolo anche con meno diventa anche questo positivo comunque insomma vedete questi due termini positivi non compensano questo negativo quindi effettivamente su questo valore qui su questo punto qui il valore della funzione è negativo. Andiamo a calcolare il punto di massimo. Calcolare il punto di massimo io devo stavolta sostituire questa parametrizzazione qua e là la relazione che c'è è x quadro y quadro uguale a 1 quindi diciamo non so se mi convenga in realtà sì vabbè posso fare una sostituzione o faccio la sostituzione, la parametrizzazione x uguale a 0 di t, x uguale a 0 di t. Però in quel caso mi devo, alla t tra dove vale? Vale tra 0 e l'arco tangente di quest'angolo qua. Quindi t vale tra 0 e l'arco tangente di y0 su y0 dove y0 e y0 sono quelli di prima y0 radical cosa devo fare? Devo fare stavolta il massimo che t che fa ovviamente 0 che t che fa da 0 e t 0 è di che cosa? Di 2 sen 4 t più sen
la questa funzione la chiamiamo HTTP uguale meno 2 centi questo sarebbe un mezzo, questa quantità è meno un mezzo seno è derivata da meno un mezzo meno mezzo di 2 seno meno coseno di 2. Poi lo ricontrolliamo, finiamo prima il discorso in che sviluppiamo questa funzione vicino a 0. Vicino a 0 questa è meno 2t più 1 meno 4 mezzi meno 1 meno 4 mezzi più 10 quindi si doveva. Così e quindi potrebbe effettivamente essere un punto di massimo. La funzione di valeva 2. Intanto andiamoci a calcolare la funzione anche nel punto P. Nel punto P
più y, no? Quindi più radice di radica di 5 sì? Più meno xy, quindi radica di 5 mezzi, alla parte scendente. Andiamo a vedere per esempio a pi greco terzi. A pi greco terzi abbiamo coseno, diciamo pi greco, sì, no, per pi greco terzi, già è. Ah, qui a pi greco sesti. Pi greco sesti viene 2 radica di 3 mezzi. Più un mezzo, meno un mezzo per radica di 3 mezzi. E quindi radica di 3, 1,7, questo facciamo vedere se, quanto è. Dovrebbe essere un po' meno di più. Allora, radica di 3. 5, stiamo a 2,23, poi radica 3 diviso 4, 0,43, infatti viene circa 1,8. Calcoliamo pi greco quarti, qua viene 2
diciamo che in realtà uno quasi dovrebbe perdere un po' più di tempo per dimostrare che non ci siano altri zeri, ma anche se ce ne fosse uno solo, cioè anche se la funzione oltre a scendere invertisse la tendenza e stesse risalendo, ricordo che quando T aumenta stiamo percorrendo questo pezzo di frontiera inverso T orario, non fa niente perché noi abbiamo calcolato la funzione del punto P e il valore del punto P è meno di 2. Quindi o scende fino al valore che c'è in P, o scende e poi risale fino al valore che c'è in P, il massimo sta sempre nell'origine. E quindi noi abbiamo che il massimo sta qua, il punto di massimo. Questo non lo faccio esplicitamente, ma insomma ci vogliono un altro 5 minuti, preferisco fare l'altro esercizio. Fa 1, 0. Il valore di massimo fa 2, il valore di minimo invece dovete calcolare, mettere questi valori dentro la calcolatrice. Ok. Per quanto riguarda gli esercizi 5 e 6, cioè scusate, per quanto riguarda l'esercizio 6, quindi il volume e superficie, visto che ci troviamo già questa chiusura fatta, andiamo. T era sempre quello di prima. Allora, per quanto riguarda il volume, è l'area del volume di un solido di rotazione di cui disponiamo. Noi sappiamo che T si poteva descrivere come l'insieme delle xy tali che la y era compresa meno y0 e y0, e la x era compresa tra y0 quadro, tra y quadro e tra 1, tra la radice di 1 y quadro. Sto descrivendo T come insieme normale rispetto all'asse Y. Qui la X vale tra Y quadro e quest'altra figura, che chi è questa? Questo profilo è la radice di 1 meno Y quadro. Quindi, quando vado a far ruotare T attorno all'asse Z, se vi ricordate, il volume di V non è altro che l'integrale, se preferite, due volte l'integrale tra 0 e y 0, due volte perché c'è simmetria di questa figura rispetto all'asse x, di y che 1 meno y quadro meno y quadro e x. Chiedo fare l'area della corona circolare, no? Come si fa l'area della corona circolare? Y per questo raggio al quadrato meno Y per questo raggio. Quindi fa meno 2 Y per Y0 meno Y0 1 terzi meno Y0 la giunta. Il valore di Y0 un po' calcolato.
quanto riguarda l'area della superficie è un pochetto più complicato. Perché? Perché? Un pezzo è facile da calcolare. Quando io faccio ruotare questa figura qua, questa ruotando, fa una specie, non è un cono, perché i due profili sono, cioè non è una circonferenza che ruota. Però comunque ha una ciambella, insomma, una ciambella. Quindi che cosa succede? Che questa figura, disegniamola meglio da questa parte, c'ha è come, allora, pensate alla mela o all'arancia. All'arancia avete scavato via questo pezzo qui, che non è generato la rotazione. Quindi c'è un pezzo di superficie esterna e un pezzo di superficie che, diciamo, che è quella generata da questo profilo che ruota. Questo profilo che ruota, da questa superficie di questo invaso, di questo, diciamo, imbutino curvo. La stessa cosa di sotto. Allora, la superficie esterna è più facile da calcolare perché è la superficie di un pezzo di superficie sferica, è un pezzo di superficie sferica compreso da due piani. Siccome questa è la superficie sferica di una sfera di raggio 1, quanto vale? Allora, la superficie, diciamo, dvx, diamo così, l'area è uguale a la circonferenza di base della sfera per l'altezza, ma l'altezza è 2y. Ricordate, in ogni sfera, quando io taglio con un piano e l'altro piano, sono un po' più in basso. Questa superficie qua si ottiene facendo il prodotto della circonferenza del cerchio massimo per l'altezza differenza tra le due quote. Questo perché ogni volta che tu tagli una sfera fai tanti anellini di questa superficie, no? Tutti quegli anellini, se hanno un'altezza, diciamo due di quegli anellini, se hanno un'altezza uguale alla stessa superficie, non importa se sono stretti o larghi. Per esempio, se qua l'altezza da qua a qua o tra, che ne so, un anellino e un anellino fatto più sotto è la stessa e la superficie è la stessa, per quale motivo? Perché quello lo abbiamo dimostrato questo tempo, perché qua l'anello è molto più largo, però qua c'è molta più calotta. Quindi si vanno a fare i conti e le cose si compensano. Se vedete la cosa, se prendo la sfera tutta quanta funziona, perché se prendo a meno 1 a 1 viene 4π greco per l'area della sfera unitaria. Quindi questo è facile da fare. Per quanto riguarda invece l'altro, cosa devo fare? Devo fare 2π
integrale tra 0 e y non 0, e qua devo applicare la formula per, siccome io ho sul profilo interno x uguale y 0, x uguale y 4, qual era la formula per calcolare, no, se io ho x uguale f di x, quando questa ruotava, questa che cosa genera? Genera un pezzetto alto f di y di y, genera 2 pi greco f di y, che sarebbe la lunghezza della circonferenza quando gira f di y, f di y è questa quantità qua, per la radice di 1 più f primo di y quadro, se vi ricordate questa era la formula. Per quale motivo? Se questo è dritto, quindi f' di y vale 0, questa è l'area superficie laterale di un cilindro, se invece è storto è l'area della superficie laterale di un tronco di cono, approssimativamente l'area è questa. Quindi, siccome f di y uguale a y quadro, qua ci devo mettere 2 pi greco, quindi 2 per 2 pi greco, 4 pi greco, y quadro per la radice di 1 più la derivata di y quadro è 2y che è al quadrato, 4y al quadrato, e quindi devo fare questo integrale, quindi questo pezzo qua è un po' più difficile, ok? E vabbè, diciamo che come si fa, non lo facciamo fino in fondo perché mo fa freddo e quindi ce ne vogliamo andare. Una volta impostato il trucco è passare con, fare una sostituzione con i coseni e i seni iperbolici, cioè la sostituzione da fare è 2y uguale seno iperbolico, che 1 più seno iperbolico al quadrato è coseno iperbolico al quadrato, quindi questo diventa coseno iperbolico e si elimina la radice. Questo è quindi qua mi diventa, facciamolo un attimo, può essere pure che sia molto largo, bisognerebbe, come al solito, controllare che i conti stanno fatti giusti.
Allora, se avevo promesso per mezzogiorno e mezza, quindi in realtà 10 minuti, voglio fare due o tre esercizi. Questi qua, poi una volta sarà anche una video lezione, facciamo un test completo, voglio fare soltanto un paio di esercizi completamente di un altro libro. Questi qua, ripeto, adesso ci possiamo sbizzarrire a gennaio per fare, oltre alle video lezioni che possiamo fare per recuperare quelle dell'inizio del corso, oltre alle video lezioni che dobbiamo fare di analisi complessa, per gli esercizi farò almeno un paio di video lezioni su questi testi. Questi li facevo una decina d'anni fa e risultavano molto molto predittivi. Allora, facciamo un esempio. Facciamo i primi tre e basta. Provate a farlo un attimo. Cioè, andiamo punto per punto. A è stellato. Ah, questi sono tutti aperti perché sono tutti definiti da disuguaglianze strette. Siamo fuori dal cerchio di raggio, quindi è stellato, può essere stellato? Perché no? C'è il buco? Se c'è il buco non è stellato. Qua è uguale a 1,
è minore di U. Questa è B, e per esempio qua c'è 3,0 o meno 3,0 mi fa 9, questa è C, C è questa qua, questa è C, questa è C. E sono stellate. Connesso addirittura. Se è stellato è sicuramente connesso. B? Sì. B sì. Dall'origine io traguardo tutti i punti. Chiaro? Quindi questa no. Questo sì. No, qui di chi è? Questo o questo? Stato l'altro, questa è l'intersezione, allora, questo qua è un semipiano aperto, questo è un cerchio, sono due insiemi convessi, intersezione convessa, e questa è l'altra. Questo è che è convesso, questo è che è stellato, quindi in realtà qua il trucco era che non è che vi dovete giustificare le risposte, quanto domande, qua in 2 ore ce ne stavano 20. Questo non questo posto si faceva proprio scritto a quel tempo. Cioè questo era un prescritto. Era un, se vi aveva messo lo scritto. Comunque, però questo qua, sorprendentemente, quando facevo questa cosa, era più predittivo di quando andavo a studiare da ora. Cioè praticamente potevo anche non fare lo scritto, il scritto facevo così. Vedete che uno sapesse, insomma, svolgere qualche esercizio, ma se no, insomma. Allora, le domande ce ne stavano 20. Facciamo giusto solo la terza, per poi ripeto, faremo una lezione almeno su questo, prendo un test di questo tempo. Allora, tra l'altro la risposta è chiusa, quindi bisognava solo indovinare. Le risposte erano A e B, B e C, C e D, nessuna delle precedenti. Siccome pare che erano B e D, doveva essere scelta. Zero, un mezzo, uno o nessuna delle precedenti. Vediamo. Zero, un mezzo, uno. No, c'è. Allora. F di X, chi è?
sparisce, logaritmo, sommo da 2 all'infinito di n meno 1 n meno 2 fratto n. Ok? Adesso se questa la valutate in 0, quanto viene? Quindi qua va inteso che x alla 0 fa 1, quindi 2 meno 1 fratto 2 fa mezzo, e quindi fa. E quindi, oppure se preferite, scusate, più facilmente, questo che è x più x quadro quarti più x cubo noni più 2, eccetera. Quando fate la derivata seconda, che vi viene? Un mezzo più termico la x, quindi quando gli altri si annullano, perché secondo di 0 fa un mezzo. Ok? Quindi c'erano 20 di queste da indovinare. E effettivamente c'erano tutti ragionamenti, magari piccoli, però erano tutti ragionamenti. E quindi perciò era meglio di... Però, d'altro canto, bisogna sapere fare i conti, perché poi voi servono pure quelli. Però ricordate, con ragionamento, sapendo fare pochi conti si va avanti, sapendo fare molti conti, non sapendo fare ragionamento non si va da nessuna parte. Vabbè, per oggi basta.